Oddio, che domanda. Che cosa rappresentano per me i libri? I libri sono moltissimo. Stavo per dire quasi tutto, perché sono la cultura, l'esperienza, la memoria e nello stesso tempo anche il piacere. Da Quarto al Volturno di Giuseppe Cesare Abba è il diario di un garibaldino che partecipa all'impresa dei mille e la racconta. Questo libro per me ha anche un significato più personale. Io ricordo la passione da bambino, appena arrivato in Italia con il mio nome straniero, nelle scuole elementari in cui però si celebrava nel 1961 finalmente il centenario del risorgimento e dell'unità d'Italia, ricordavo come mi sono potuto, grazie a personaggi come il garibaldino Abba, immedesimare in questa meravigliosa impresa di Garibaldi, entusiasmarmi per questi eroi che raccontavano una storia vissuta in prima persona da ragazzi, ragazzi di diverse parti d'Italia che avevano indossato la camicia rossa, si erano messi insieme per tentare una sfida incredibile come quella di riunire il sud al nord sotto la bandiera tricolore. So bene di non poter immaginare il futuro del libro solo di carta, ma senza il rapporto fisico con questa carta che invecchia, senza i miei libri che ho riempito di orecchiette, che ho pasticciato, profanandone quindi la sacralità, ma trasformandoli in un oggetto mio che rimane anche ai miei figli, ai miei nipoti, io il libro non potrei immaginarmelo. Deve anche continuare a essere così. Non è solo un cimelio questo.